personaggi appunto come Yolanda Renga o anche Francesca Michelin, che fanno degli appelli per sensibilizzare gli utenti a non scagliarsi, a non fare della facile ironia, parliamo chiaramente body shaming anche, insomma, parliamo Certo. di quello. Giulia, secondo te ci dovrebbe essere anche una legislazione un po' più presente contro questo tipo di male del web? Perché poi alla fine è quello, no? Assolutamente. Secondo me una cosa che manca è la tutela di chi fa parte appunto del mondo web, ma attore, cantante, influencer, ma anche la persona non famosa, perché purtroppo siamo, tra virgolette, troppo vulnerabili. Adesso, leggevo anche il commento della Michelin, il fatto che tutti possano esprimere un'opinione non legittima il fatto che possano dire la qualsiasi. E c'è questa cosa che ormai l'italiano medio è tuttologo, tutti sanno tutto di tutti, e sanno di estetica, e ne sanno di politica, e ne sanno di televisione, e ne sanno di web. Tutti ti devono insegnare qualcosa, quando in realtà basterebbe che ognuno guardasse un cicello. E cosa succede? Che si va a sfociare veramente in un'altra sfera, l'invasione di privacy, è veramente una sorta di semibullismo psicologico continuo, perché è un martello pneumatico. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto tu sai che verrai giudicato, e poi ti dicono: "Eh vabbè, bella mia o bello mio, ti esponi, quindi questo è il bello e il brutto del mestiere". E no, il fatto che io voglia condividere magari con le persone che mi seguono parte della mia vita non legittima queste persone a denigrarmi, a insultarmi, a Certo. umiliarmi, a massacrarmi. E vedo che succede sempre di più con tutti, quindi ormai il fenomeno non è che sono io, Giulia, Michelin, lei o Renga, succede a tutti. Se tu guardi, ma immagino anche tu, Andrea, te ne renderai conto sotto i tuoi tweet, perché io ti adoro su Twitter, PS, sotto si Grazie. creano delle vere e proprie fazioni, e tutti che dicono: "Quella è un'incapace, quella è un'ignorante, quella è una sfigata, quella è una stupida, quella è una cessa". E quindi tu non comprendi tutto questo odio, da dove derivi, e soprattutto il fatto che tutti abbiamo accesso a fare il tasto invio, non vuol dire che allora, Ale, liberiamo le gabbie e via l'odio. E sta andando sempre peggio. E se ci fosse poi una cosa che so che si può fare, inserire delle parole, quindi tutte quelle parole che riportano a odio vengano Sì. proprio bannate. Quindi se una persona sta per fare un commento con una determinata parola che è appunto offensiva, che il commento non avvenga. E B, anche più tutela tipo da parte delle istituzioni come la polizia. Ora recentemente ho visto che c'è stata un po' di giustizia, sono stati trovati alcuni account fake, ne avevamo parlato anche in radio. Sì. Per la, sì, per la sportiva che aveva denunciato, che adesso non mi ricordo il suo nome, mi sfugge il nome, però avete capito, che aveva messo Sì. questa foto con tutte le sue medaglie sotto tantissimi commenti sessisti. Fortunatamente ha trovato alcuni di questi account fake e li ha denunciati, sono stati trovati, però non sempre è così. Quindi dovrebbe No. veramente esserci un po' più di tutela nei nostri confronti e verso tutti, famosi e non famosi. Giulia, Intanto come.